Allora, parliamo adesso della classificazione delle persone giuridiche e private. Dunque, Manuela offre una definizione, cioè una classificazione di persone giuridiche e private, distinguendo principalmente tra istituzione e corporazione. E poi parliamo anche degli organi di controllo. Innanzitutto sulle persone giuridiche bisogna dire che, a parte che ci siamo dimenticati, cioè quando parlavamo di richiesta della personalità giuridica, oggi ci siamo riferiti, diciamo, abbiamo utilizzato una terminologia impropria quando abbiamo ad esempio parlato di indirizzo, cioè quando si parla invece di sede, cioè la sede della persona giuridica. E poi cioè, a parte questo, diciamo comunque che la persona giuridica, c'è un ulteriore approfondimento da dirsi, insomma, sulla persona giuridica, che è il fatto che, ad esempio, la buona fede, diciamo, nel compimento di atti la persona giuridica, come deve essere intesa, perché chiaramente ci sono, diciamo, una disciplina, anche ad esempio quella dei contratti in generale, che a volte fa riferimento alla buona fede, e allora questa buona fede o meno a chi deve essere attribuita, cioè con riguardo ad esempio appunto agli organi di controllo della persona giuridica. C'è una norma, articolo 1300, 92, secondo comma, se non sbaglio, vabbè, forse 29, che ci dice appunto che in nessun caso il rappresentato può giovarsi della buona fede, in malafede può giovarsi della buona fede comunque del rappresentante. E quindi, rispetto appunto a quelli che sono gli organi di controllo, dobbiamo dire necessariamente che, diciamo, questo principio poi si estende ad ogni disciplina che in qualche modo fa riferimento ad un aspetto, diciamo, qualitativo della persona, no? Che magari si potrebbe pensare essere associato esclusivamente alla persona fisica. Quindi la buona fede, eccetera, eccetera. È chiaro che fa riferimento sicuramente alla buona fede dell'amministratore, ad esempio, che compie l'atto, ma comunque in generale anche ai suoi rappresentati, quindi anche a tutti gli altri amministratori che non compiono l'atto, se appunto gli dicono di compiere quell'atto, sapendo ad esempio, non so, conoscendo la provenienza illecita, ad esempio, dell'oggetto della compravendita, di una compravendita, tanto per fare un esempio, comunque conoscendo, diciamo, essendo in malafede, anche gli altri amministratori, comunque gli altri soggetti che potrebbero compiere atti, insomma, per la persona giuridica, in qualche modo condizionano la validità appunto di quel negozio giuridico, nella misura in cui non solo chi compie l'atto, pur essendo in buona fede, diciamo, non si considera solo la buona fede di chi compie l'atto, insomma, quindi chiaramente la persona giuridica ha una realtà, diciamo. Quando si parla appunto di atti compiuti da una persona giuridica si deve fare riferimento a una realtà che è molteplice, che è più eterogenea e che deve avere riguardo, insomma, per diversi aspetti che nel caso appunto del compimento dell'atto da parte della persona fisica invece non sono valutabili o comunque appunto non si pone il problema. Però a parte questo aspetto, diciamo, questo approfondimento così, diciamo, sulla differenza appunto che la persona giuridica nel compimento degli atti può essere, diciamo, può evidenziare, appunto con riguardo alla classificazione offerta manuale di persone giuridiche private, la distinzione ricade soprattutto su due, diciamo, due aspetti differenti, cioè quello relativo alle istituzioni e quello relativo alle corporazioni, per cui le istituzioni sono quegli enti collettivamente organizzati che perseguono una finalità che innanzitutto è una finalità di carattere generale. È una finalità di carattere generale se la finalità perseguita appunto dall'ente collettivamente organizzato è rivolta al perseguimento comunque di interesse, alla realizzazione di interessi di soggetti esterni alla struttura organizzativa dell'ente collettivamente organizzato. Mentre invece le corporazioni, diciamo, sono gruppi appunto di soggetti che perseguono delle finalità che possono essere anche a carattere generale, ma anche a carattere personale. Quindi pensate a differenza, cioè una finalità a carattere personale perseguita dall'ente collettivamente organizzato, è una finalità che fa riferimento appunto all'intenzione, no? Di perseguire degli interessi, di realizzare degli interessi che vanno a vantaggio appunto di soggetti che rientrano appunto nella struttura organizzativa, quindi pensate alla differenza che può sorgere appunto nel caso delle istituzioni tra una fondazione che ad esempio persegue uno scopo culturale o comunque assistenziale, anche mettiamo caso,
rispetto magari ad una società che persegue una finalità lucrativa, no? Per una finalità lucrativa. Ecco, in questo senso poi c'è un'ulteriore distinzione, perché le corporazioni, allora, innanzitutto le istituzioni come la fondazione, principale esempio insomma di istituzione, perseguono delle finalità che sono immutabili e devono emergere chiaramente dall'atto costitutivo. Le corporazioni, nel caso di corporazioni, anche le finalità devono emergere, diciamo, dall'atto costitutivo, anche perché generalmente poi, diciamo, parliamo comunque di enti collettivamente organizzati che hanno fatto richieste magari per la concessione della personalità giuridica. Però in questo caso, diciamo che la finalità può variare, nel senso che i soci possono comunque sempre accordarsi per mutare quella che è la finalità della società e magari perseguire sempre, diciamo, un aspetto, con aspetto lucrativo, un'altra finalità. Però, pertanto, nel caso di corporazione abbiamo gruppi di persone che perseguono in maniera più sovrana, diciamo, sia quelli che sono gli scopi sociali o associazionistici, insomma, sia quelli che sono, sia, diciamo, una perfetta, diciamo, sovranità anche sulla gestione, appunto, del patrimonio. Mentre invece nel caso della fondazione, quando, diciamo, i fondatori stabiliscono la finalità, così come emerge dall'atto costitutivo, e destinano appunto una somma, un patrimonio alla realizzazione di quella finalità. Da quel momento in avanti il patrimonio non può essere più gestito per altre, diciamo, per altre motivazioni, no? Salvo che appunto anche eventualmente anche, insomma, poi adesso parleremo meglio delle fondazioni e anche delle associazioni riconosciute, no? Un breve approfondimento. Però, tanto per appunto capire qual è la classificazione, la distinzione tra istituzioni e corporazioni, così come emerge nel paragrafo dedicato alla classificazione delle persone giuridiche, diciamo che appunto la differenza principale è questa: riguarda la finalità, l'immutabilità della finalità nel caso appunto istituzioni, la possibilità nelle corporazioni invece di modificare la finalità e di gestire in modo più sovrano, autonomo, diciamo, il patrimonio sociale. Ma poi c'è un'ulteriore cosa da dire: le corporazioni possono distinguersi, no? In associazioni, se diciamo, la finalità perseguita è una finalità non lucrativa, ma comunque di tipo magari, so, quale può essere ricreativa anche, o assistenziale, o culturale, è come stato un circolo, non so, degli scacchi, ecco, può benissimo costituirsi in un'associazione, no? Nel caso invece in cui persegue una finalità lucrativa o mutualistica, parliamo invece di società, che a loro volta, come sappiamo, diciamo, si dividono in società di persone, quali sono appunto società semplici, la società a nome collettivo, la società in accomandita semplice, e società di capitale, che sono appunto società SRL, società a responsabilità limitata, società SPA, società per azione, società SS, società in accomandita semplice. No, cosa sto dicendo? Società in accomandita per azioni, se società in accomandita semplice, società di persone. Però dicevamo, la società appunto persegue scopi lucrativi o comunque mutualistici. Pensate ad esempio, non so, al commerciante che crea una società appunto che vuole mettere su un'impresa di commercio al dettaglio, non so, di scarpe o quello che è, e crea una società, insomma, anche a responsabilità limitata. Si vuole avere, diciamo, in virtù proprio della struttura associativa, una responsabilità, appunto un'autonomia patrimoniale perfetta. Però c'è un'altra, diciamo, tra le corporazioni c'è un'altra classificazione da evidenziare, che è quella dei consorzi. Ecco, i consorzi anche rientrano nella nozione di corporazioni, però sono quegli enti collettivamente organizzati che si costituiscono o, diciamo, per il perseguimento di una finalità economica comune, appunto, agli aderenti, da realizzarsi mediante la realizzazione, ad esempio, di un'opera specifica o dell'erogazione, ad esempio, di un servizio particolare. Però anche nel caso in cui, ad esempio, appunto, ci sia un gruppo di persone che si riunisce per disciplinare un determinato settore economico. Ecco, ad esempio, anche in questi casi si hanno consorzi. Infatti, anche nel codice civile, al terzo libro, talvolta si parla di consorzi rispetto a quelle che possono essere le proprietà agricole, no? Quindi consorzi magari di agricoltori, appunto, che stabiliscono norme su, non so, quanti agri deve essere il terreno per piantare la coltura, eccetera, eccetera. Ecco, questi sono anche consorzi. Quindi consorzi sono
ricordate, appunto, un gruppo di partecipanti, persone che si riuniscono per perseguire una finalità economica comune, che cioè, o per disciplinare un determinato settore economico, oppure per perseguire una finalità economica comune anche attraverso la realizzazione di un'opera specifica. Pensate, ad esempio, non so, a un gruppo di persone che si costituisce in un consorzio per la realizzazione di un'opera monumentale, come può essere un ponte, poi magari dal ponte, non so, anche oppure per la costruzione di un parcheggio, insomma, mettiamo caso, anziché un ponte, e per ottenere, diciamo, comunque diciamo, degli utili comunque dalla realizzazione di quest'opera. E quindi qui comunque poi adesso non so se per la costruzione di parcheggi in particolare può rientrare nella definizione di consorzio. Comunque pensate, appunto, alla realizzazione di un'opera per il perseguimento di finalità economica comune, comunque anche se la disciplina di un settore specifico. Viceversa, società finalità lucrative o comunque mutualistiche, e associazioni finalità invece non lucrative, quale appunto può essere una finalità ricreativa piuttosto che culturale, piuttosto che assistenziale, via dicendo. Quindi tutto ciò rientra nell'ambito delle corporazioni, dove appunto la finalità può essere sia di carattere generale sia di carattere personale. Quindi una finalità è di carattere personale se appunto si persegue l'interesse comunque dei soggetti che rientrano nella struttura appunto organizzativa dell'ente collettivamente organizzato. Viceversa, scusate, con riguardo invece agli organi di controllo, diciamo che generalmente abbiamo un organo comunque sicuramente un organo amministrativo, che può essere o un organo unico come amministratore unico, oppure anche un organo collegiale come un consiglio di amministrazione. E nel caso appunto delle corporazioni, anche diciamo, un'assemblea generale che magari ha il compito diciamo, stabilire quelle che sono le regole o modifiche appunto allo statuto, di come devono avvenire le modifiche allo statuto, comunque di come anche si preoccupa diciamo, delle modalità di nomina degli amministratori e così via. E talvolta anche organi di controllo, come questo può dipendere anche proprio dalla struttura associativa in sé, come nel caso di società per azioni che richiedono, ad esempio, non so, un consiglio, diciamo, un organo magari sindacale o comunque altri organi di controllo. Adesso, senza entrare troppo nel dettaglio, comunque basti sapere questo e più o meno, insomma, la classificazione. Appunto delle persone giuridiche private in istituzioni, corporazioni, ricordandosi appunto che nelle corporazioni rientrano sia le associazioni che le società che i consorzi.